Due vittorie consecutive alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non riuscivano da tanto tempo. Era il 27 dicembre 2020 l'ultima volta e questa domenica, a distanza di quasi un anno, la storia si è ripetuta. Grandissima serata per i ragazzi di Coach Banchi, che dalla Vitrifrigo Arena sono usciti con i due punti in tasca dallo scontro salvezza contro Varese. 94 a 75 recitava il punteggio per una VL che si è ritrovata e che si è allontanata per la prima volta in stagione dalla zona retrocessione. Era indispensabile che riuscissimo ad imporre questo tipo di aggressività, complice le evidenti carenze dal punto di vista fisico-atletico che avevamo praticamente in ogni ruolo, quindi era determinante partire dalla pressione sulla palla, riuscire a lavorare prevenendo quelli che potevano essere i rischi di una squadra che attacca con grande continuità l'area. Su di tutti siamo riusciti a compensarlo e poi nell'altra metà campo, non con la stessa tipologia di continuità, però siamo riusciti a trovare a turno terminali che ci hanno permesso di tenere Varese a distanza. Unica nota stonata, l'infortunio di Capitan Delfino. Sì, alla fine del primo quarto purtroppo è stato un contatto di gioco. E io onestamente non pensavo che si fosse rivelato di tale gravità, ma abbiamo percepito subito le sue difficoltà a mettere a fuoco la situazione. E niente, e quindi abbiamo ridisegnato un po' tutto nell'intervallo. Dopo 5 partite senza vittorie, anche la Vispesaro ha trionfato, tornando ad ottenere i 3 punti che mancavano da oltre un mese. Sotto i riflettori dello stadio Benelli, i biancorossi hanno ricamato un successo su misura battendo per 1-0 l'Olbia, sbloccandola dopo 82 minuti compassati con Kevin Cannavò, che di fatto ha regalato alla Vis l'ottavo posto in classifica, facendola allontanare di 5 punti dalla zona playout. Stavo volando nel fango, però alla fine sì, sono entrato con la testa giusta, mi ha detto il mister, sono contento di aver dato una mano ai compagni. Oggi la partita era difficilissima, non difficile. L'Olbia, come pensavamo, ha avuto un atteggiamento attendista e cercava poi di lavorare in transizione con 3-4 giocatori che avevamo noi dietro a campo aperto, quindi la situazione più difficile da difendere per qualsiasi squadra. I complimenti ai ragazzi sono perché comunque sapevamo di venire da due pareggi e che la partita in casa di oggi era da vincere, infatti le avevo chiesto di trovare il modo in cui vincerla e non pensare a vincerla a tutti i costi perché altrimenti vai in confusione, vai in ansia. E poi i complimenti vanno anche alla scelta che hanno fatto loro in campo di capire quando bisognava accelerare dal punto di vista del possesso, perché oggi secondo me la differenza della squadra è stata lì, quando abbiamo scelto di andare a giocare sugli esterni e cercare la profondità esterna. Altro successo anche per l'Ital Service, che dalla sfida casalinga di venerdì contro Avellino esce vittoriosa per 3-1 grazie alla doppietta di Borruto e alla rete di Onorio. Biancorossi, che sono saldamente secondi in classifica, ma che questo mercoledì hanno già la possibilità di avvicinarsi al primo posto affrontando fuori casa i primatisti del Padova. Nella pallavolo, invece, trasferta indigesta per la Megabox Vallefoglia, che torna da Novara con il risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa. Nel rugby, altra batosta per la Fiorini Pesaro, che dal match disputato a Noceto è uscita con il passivo pesante di 34-12.